Sì, ragazzi, lo so, ieri sera non vi ho più detto niente, non vi ho salutato, ma quando sono entrato a casa dei miei ospiti di Wash Hour non mi sembrava il caso di mettermi a fare riprese, mettermi a parlare. Tra l'altro sono stati carinissimi, la casa stupenda, eravamo io e un'altra signora ospiti, loro addirittura sono andati fuori a far cena e ci hanno lasciato a disposizione la cucina per farci un bel piatto di pasta. Magari vi metto qui da qualche parte la foto poi della colazione super che mi hanno fatto mezz'oretta fa. Adesso sono ancora sul lungolago della città di Brunnen. Il clima non è dei migliori, ma il meteo non dà pioggia fortunatamente per oggi, e quindi si pedala. Ragazzi, voi come ve le immaginate le verdi colline svizzere? Io esattamente come queste qua dietro di me. Quando sono partito questa mattina sto seguendo la ciclabile numero 77 che va verso nord. Ho appena passato quello là in fondo, il lago di Zugo, che adesso lo costeggerò ma stando un po' nell'entroterra, seguendo appunto la linea 77, e proseguo. Si sta alzando un po' la temperatura, come vedete sta venendo un po' il sole, ma siamo passati dai 13 gradi di stamattina ai 17 di adesso, quindi non è che faccia poi così caldo. Ma si pedala, belli freschi, l'importante è che non piova. Ragazzi, non so se proseguire dritto perché su questa strada mi sembra che sia troppo a risk. Ragazzi, sono in salita e dietro ho un'auto che, da buon atteggiamento svizzero, ha rallentato e sta aspettando che finisca la salita per superarmi. Ecco che supera adesso. Hanno aspettato che ci fosse visibilità e poi sono passate tutte, anche se prima comunque spazio ne avevano. In Italia ti avrebbero fatto il pelo. Bravi, grazie. Oggi doveva essere semplice. Porca miseria, 10%. Non ho più marcia e non ho più gambe. Dai Giappino, pedala. Dai. Ragazzi, questa ciclovia 77 è davvero piacevole, continua a essere in mezzo alla natura, ai campi, gli allevamenti, i pascoli, anche il tempo mi sta graziando perché di là c'erano dei nuvoloni pesti, ma c'è stato un po' di vento che li ha portati via, sta tornando un po' il sole, ma non abbiamo ancora superato i 18 gradi, quindi pedalo per scaldarmi. A dopo ragazzi. Vedevo l'ora che venissero a concimare proprio mentre mi sono fermato a farmi la mia pausa pranzo. Un bel posto ho scelto. Che puzza di
ripartito dopo la pausa pranzo all'odor di letame. Ho messo il maglioncino perché continua a fare abbastanza fresco, ma i paesaggi sono sempre super. Guardate là, ottimo. E si pedala sulla ciclovia linea 77. A dopo. Qui nella Svizzera tedesca sembra esserci questa usanza di mettere fuori di casa, quando nasce un figlio, un cartello o più di uno come in questo caso, con il nome del nascituro e la data di nascita. Ma poi rimangono fuori da casa diversi mesi o anche anni, perché questa qua ad esempio è di aprile, ma ne ho viste alcune che sono dell'anno scorso e li tengono comunque fuori da casa. Da noi si usano le coccarde e loro usano questi cartelli. Guardate qua tutti i vostri alberi di Natale, e quest'anno sarete serviti anche voi. Buon Natale a tutti. Alla faccia della salita, 14%, sto per morire, è finita, dai Giappino, non ce la faccio, sì che ce la faccio, no non ce la faccio, ce l'ho fatta. Oh. Mi ci va un quarto d'ora adesso per riprendermi. Pedala Giappino, pedala. Sono appena uscito da Bremgarten, cittadina molto molto carina ma abbastanza grande e turistica, quindi già troppo caotica per i miei gusti. E anche solo uscire, fare quegli incroci strambi finché non ho ritrovato la ciclovia 77 è stata un po' nauseante, abituato alla campagna di questa mattina. Quindi adesso sono appena uscito, sto andando in direzione Eggenwil. E vado verso Baden, e ancora quindi una quindicina di chilometri e poi penso di fermarmi e cercare un posto per mettere giù la tenda. Si pedala. Oggi ho completamente cannato le tempistiche, sono stato tutto il giorno in giro per campi in mezzo alla natura, e adesso che è quasi ora di cercare un posto tenda sono quasi arrivato a Baden, quindi zona cittadina, paesi e poca natura dove potersi imboscare. Adesso mi sono infilato in questo boschetto con la salita che va all'interno, spero di trovare qualcosa perché lo stradone è lì in fondo, e niente, vi farò sapere se trovo qualcosa. A dopo ragazzi. Bene ragazzi, da questa luce filtrante dai rami di questa pineta vi dico che ho trovato questo posto, è l'unico un po' in piano nonostante sia tutto sporco di legnetti, di rami tagliati e di pigne, quindi dovrò pulirlo prima di montare la tenda per non bucare tenda e soprattutto materassino. Però è l'unico posto che ho trovato prima di entrare a Baden, solo che se entro a Baden poi ci perdo altre 2 ore tra la città e uscire e trovare un altro posto, quindi ho fatto già 74 km, per oggi può bastare. Guardate un po' qui, ho dato una bella ramazzata, ho tolto tutte le pigne, tutti i rametti ed è quasi ora di montare la tenda e farmi da mangiare perché sto per svenire dalla fame. La tenda è montata, la bici è là dietro e devo ancora legarla, la leggo dopo, ma adesso mi metto su questo ceppo e mi cucino un piatto di pasta perché, come vi dicevo, sto per sbranarmi le braccia da solo perché le vedo come cosce di pollo. Questa è una citazione e chi sa lo sa. E questa sera il ristorante propone una fantastica pasta di lenticchie con ragù pronto in barattolo, che così almeno faccio veloce e via che si mangia.
We'll be right back.